su Giuseppe, io forse ti rispondo molto corto su questo, perché non può parlare di tante cose, cioè io sul piano emozionale. Non è solo l'emozione della partita, è tutto quello, perché noi siamo emozioni, tutto quello che facciamo si condiziona a quello che vogliamo esserci, perché tante volte crediamo che ci siamo ma non ci siamo. Dopo, un'altra cosa, sul piano di rischio di lesione, se tu non sei equilibrato su tutto, perché quando diciamo che lui sta bene fisicamente, io di quello che ho letto, di quello che capisco, cioè basta essersi bene fisicamente per la lesione che hai avuto, dopo 2 anni senza giocare, sei pronto per giocare. Anche il giocatore lo sente questo l'ho detto prima, è normale dopo 2 anni il giocatore, quando si sente bene, dopo tutto un lavoro di sacrificio, può giocare. E questo lavoro, su questo equilibrio emozionale, di capire anche se stesso i momenti, perché, io ripeto, tu quando sei disequilibrato muscolarmente, hai molto più rischio di lesione. Per questo, quando io parlo di continuità nei processi di lavoro, anche a livello di settimanale di lavoro, aggiuntivo a quello che è specifico per lui, questo è quello che gli dà, gli va a dare gli equilibri necessari, non per oggi, non per tra un mese o 2 mesi, ma i prossimi anni. In questo noi dobbiamo essere molto equilibrati. Io sono fiducioso che tutto quello che stiamo prendendo di decisioni su di lui, veramente positivi. Dopo, io capisco che nel calcio, principalmente in Italia, che si è fatto tanti anni, lo statuto del nome è importante, ma per me la squadra è molto più importante che lui.